Più di 40 scatti in sala effettuati in vari momenti e in diversi contesti. Allo Spazio 5 di Roma è possibile ammirare la mostra fotografica intitolata Rita Levi-Montalcini, il cuore Nobel delle donne. In programma inizialmente fino al 31 gennaio, l'esposizione resta aperta al pubblico ancora per un po'. Sì, è stata prorogata perché molte persone ci hanno chiesto di vedere la mostra e quindi fino al 15 febbraio sarà in mostra, forse anche fino al 20. Attraverso il lavoro di Maurizio Riccardi, direttore dell'Agenzia di Documentazione Fotografica AGR, si riesce ad entrare più a fondo nella sfera professionale, in quella privata, di chi si aggiudicò il premio Nobel per la medicina e la fisiologia nel 1986. È un ricordo bello perché è di una persona veramente umanamente eccezionale, cioè il Nobel gli andrebbe dato per l'umanità. È una persona che ha dedicato tutta la sua vita alle donne e alla ricerca e soprattutto aveva questo modo di mettersi in secondo piano, nonostante fosse una personalità eccellente. Quando la incontravano anche le giovani e le ragazze gli dicevano: professoressa, lei è brava, quante cose. Lei diceva: no, raccontami di te, che cosa fai, che cosa vuoi fare. Cioè c'era sempre l'aspetto per l'altro. Ha sacrificato tutta la sua vita per questo. Io un po' ho collaborato con lei, soprattutto per l'aspetto delle donne africane, perché lei si batteva molto per l'evoluzione di quello che era la condizione femminile in Africa. I lavori che scandiscono il percorso ritraggono Levi-Montalcini anche in casa propria e poi non mancano scatti effettuati nel corso degli eventi organizzati con l'intento di festeggiare il traguardo dei 100 anni di vita della grande scienziata scomparsa sul finire del 2012.